La zona della festa di San Giovanni, che pur portando allegria in città, ha portato lo scompenso terribile nei parcheggi. E giustamente i vigili si divertono. Ecco il cartello, direi quasi invisibile, che in questi giorni di caos una persona che viene a parcheggiare dovrebbe vedere e giustamente rispettare. Io non l'ho rispettato, come me vedremo fra poco le immagini, altre macchine hanno parcheggiato sul fianco della chiesa di San Felice e i vigili hanno fatto le multe perché doveva passare il furgone a lavare le strade. Ciao caro. Eh? È molto. Ah, com'è la pasta? Perché? Perché? Dalle ore le do. Poi devo scrivere. No, sono dei passaggi, perché sono dei filmati, va a tenere su internet, vado a casa, non serve un cazzo, perché loro lo finiscono come la mattina la c'è la macchina. Ma no, il problema è che ieri sera, prima di parcheggiare lì, ho girato come un primo fino alla Galeazza, avanti di San Giovanni, che cazzo, venivano allevati i parcheggi e tutto. Allora che cazzo, però non serve niente. Quindi ti dicono, potremmo che con questo è piena buttata, ma vedere la legge, ma cosa dici? Un'ora al mattino di carica scarica, però dovresti scrivere. Ma poi in questi giorni? No, è un'ora al mattino perché devono lavare le strade. O poi ho letto. Dov'è l'acqua? Troppo l'acqua. No, più avanti, perché poi il mio era da tutto il mondo. E poi stamattina vedo la moto. Però va bene, sono d'accordo, ma però ragazzi, dateci la possibilità di parcheggiare, ragazzi. Poi, San Giovanni, in questo momento mi sento di dire che saranno pezzi di coglioni. Anche a me, perché non saranno colpa loro, gli hanno dato i permessi e tutto quello che vuoi. Anche non noi, sulla banchina, un parcheggio. Ma sulla banchina, un mese in capanò. Insomma, gli interessi lì sono di fuochi. Vabbè. Adesso allora, va, attenzione, questo è da fare. Vai Luigi! Ciao! Ciao, este samba que é visto de maracatu, esse samba de preto veio, samba de preto tu. Mais que nada, samba como este do legal, você não vai querer, eu chegue no fim.